con amici, parenti e tutti coloro che gli hanno voluto bene, questa grande figura del mecenatismo, del collezionismo salernitano, l'avvocato Nino Bassi. E quindi con emozione che abbiamo organizzato insieme alla famiglia e con gli amici più intimi questa giornata in ricordo. Ed in particolare quindi il fratello, l'architetto Umberto, ha voluto portare in ricordo e in emblema la cosa più significativa del collezionismo di Nino, una pergamena di un antico diploma della Scuola Medica Salernitana. Abbiamo poi oggi un'altra chicca da restituire alla città, questo quadro di Avallone con la sua cornice che potete ammirare nella sua interezza, cosa che era stata smembrata chissà perché negli anni. Questo quadro è stato acquistato dalla provincia di Salerno negli anni 30 ed era stato esibito nelle mostre che venivano fatte nella città di Salerno durante il ventennio. Siamo stati fortunati e durante i lavori di restauro del museo archeologico abbiamo rinvenuto la cornice originale. La famiglia e la figlia hanno fortemente voluto la riunione della cornice con l'opera, in quanto la figlia diceva che era più importante la cornice per il padre che l'opera stessa. E così oggi vogliamo festeggiare, poiché la figlia era una grande amica di Nino Bassi, la ricongiunzione del quadro con la sua cornice in onore alla figlia e ricordare contestualmente assolutamente la giornata dedicata a Nino per tutto il lavoro che ha fatto, l'amore che ha dato, l'amore che ha dedicato a piene mani a Salerno, cercando di raccogliere dal pezzo di archeologia, dal coccio di ceramica e di terracotta, ai quadri, stampe, libri, veramente fotografie, una collezione ricchissima che sarà cura della famiglia e di chi vorrà, degli amici che lo hanno circondato, raccogliere e mettere insieme. Grazie. Ci troviamo della Pinacoteca Provinciale per ricordare il collezionista, mio fratello Nino Bassi, che ha raccolto nei decenni diversi, diciamo tra virgolette, tesori d'arte. Stampe antiche, ceramiche, libri, ceramiche, quadri. Libri, quadri, e che adesso in questo giorno comunque la direttrice dei musei provinciali ha voluto ricordare doverosamente e ringraziare anche comunque mio fratello, perché davvero comunque ha dato molto alla città di Salerno, alla cultura salernitana e non solo salernitana ma anche della provincia e della regione. Penso proprio comunque che meritava questa giornata di ricordo, di riflessione, di memoria, perché specialmente il professore Alfano, che è riuscito a farmi avere la cornice di quel quadro di papà che era al museo. E poi oggi ricorre l'anno, è vero, della morte di Nino Bassi e sono molto commossa che si ricordi, perché era molto legata a me, a mio padre, raccoglieva Svezio, che è stato grazie all'impegno della dottoressa Tussini, la qual fa è stato rimesso nella sua cornice originale come era dovuto. E io voglio dire, io sono stato amico di Nino, ma per tanti anni non avevo una frequentazione costante, ci vedevamo in determinate occasioni, ma avevamo un amico comune tra noi che era l'industriale grafico e cartario Giuseppe De Luca, un altro personaggio che vorrei portare. Che mi colpiva in lui era che sapeva dare valore anche alle piccole cose. Nulla veniva buttato, nulla veniva scartato. Un giorno gli capitò tra le mani un pezzo di legno, una stecca di una cassetta di legno. Se non che su quella stecca ci stava una scritta, Montpigar. Lui non sapeva che fosse, io di proprietà di tre famiglie. Quando glielo dicemmo, lui raccolse la nonna, non la mamma, ma la nonna, Delizio, e aveva con
un'opera sua, anzi lui ipotizzava che ci fosse una parentela tra il scrittore e l'intuizione di fare tante cose, ha avuto la voglia, la forza, la verve di organizzare tante cose, però ancora io non ho visto le tue idee, il ricordo di Nino Basso, ho detto non potrei mai fare queste cose, se ci sono garantie, anzi si scusava, mi ha chiamato il presidente dicendo che avevo un tempo già sì, perché io gli ho donato per la sua raccolta, che poi mi ha restituito. Qualcuno, l'ultimo non l'ho avuto, non so, è un disegno della preparatoria del monumento di Montelisi. Io lo avevo in camera e lui disse andiamo alla diocesi. E intanto la diocesi dice che non l'ha voluto, chissà chi l'ha dato. Vabbè, comunque. E insomma lì era molto caro. Abbiamo fatto dei viaggi insieme, ricordo che era sempre l'ultima ad arrivare al Planto e poi una volta ci rubò anche le pietre del Partenone. veniva sempre tardi, ma era molto caro, a me non era molto bene, mi rispettava, è una perdita grande per Salerno, per tutto quello che lui raccoglieva. Finalizzati a raccogliere oggetti d'arte del nostro territorio e quindi divulgare la cultura salernitana. Ringrazio chiaramente l'amico Sigismondo Nastri, il professore Amadeo Maietto, l'amico Alfano, la signora Lina Vallone, Lucia Napoli e quindi e chiaramente tutti gli intervenuti, perché veramente comunque avete manifestato con la vostra presenza l'attaccamento, diciamo, comunque a questo collezionista. Nino Bassi aveva degli interessi, secondo me, poliedrici, era capace di dare un'anima a oggetti inanimati, come mi ha preceduto anche Sigismondo Nastri parlando di quella stecca di legno. Io avevo oggetti inanimati, per esempio in una pietra scavata dal vento e dall'acqua trovata sulla spiaggia della Baia di Freschi di Palinuro, vedeva il volto di